Bene, benissimo. Allora, dopo questi annunci parrocchiali, riprendiamo allora la nostra lettura d'Antis. Ricordiamo, visto che non ci vediamo da un bel po', come era finita la situazione di Dante e Virgilio nel canto precedente. Vi ricordate che loro si trovavano sulla cornice seconda, quella dove si purga l'invidia, il secondo dei peccati capitali. E lì tra i penitenti d'invidia Dante ha trovato questo personaggio italiano, romagnolo, Guido dal Duca, che aveva fatto un lungo discorso sulla condizione davvero preoccupante di corruzione degli abitanti della Val d'Arno, che aveva, vi ricordate, menzionato attraverso queste immagini dei diversi animali, insomma, che rappresentano le città coinvolte. E a proposito appunto di questa condizione degli invidiosi, Virgilio aveva finito il canto, diciamo, l'aveva chiuso con una bellissima esortazione a Dante e a noi lettori di guardare verso l'alto. Vi ricordate che l'ultima terzina del canto quattordicesimo era appunto «Chiamavi il cielo, intorno vi si gira, mostrandovi le sue bellezze eterne, e l'occhio vostro pure a terra mira, onde vi batte chi tutto il discerne». E quindi il cielo vi chiama con le sue bellezze delle stelle, e tuttavia voi mortali continuate a guardare verso il basso, perciò siete puniti da Dio. E quindi, come se il Dante scrittore, molti anni dopo, accingendosi a continuare la scrittura, ricordasse questo monito di Virgilio, apre il canto appunto con un'immagine dei cieli. Quindi cominciamo a leggere, facciamo come al solito una lettura generale tutta di seguito, poi riprendiamo con le spiegazioni. A un certo punto faremo la nostra solita pausa di 5 minuti, durante la quale, se avete dei dubbi, potete esprimerli nella chat. Quanto tra l'ultimar dell'ora terza e il principio del dì par della sfera che sempre a guisa di fanciullo scherza, tanto pareva già inver la sera essere al sol del suo corso rimaso, vespero là, e qui mezzanotte era. E i raggi ne ferien per mezzo il naso, perché per noi girato era sì il monte, che già dritti andavamo inver l'occaso, quando io sentì a me gravar la fronte allo splendore assai più che di prima, e stupor m'eran le cose non conte. Ond'io levai le mani ver la cima delle mie ciglia e fecimi il sollecchio che del soverchio visibile lima. Come quando dall'acqua o dallo specchio salta lo raggio all'opposita parte, salendo su per lo modo parecchio a quel che scende e tanto si diparte dal cader della pietra in ugual tratta, siccome mostra esperienza e arte, così mi parve da luce rifratta quivi dinanzi a me esser percosso, perché a fuggir la mia vista curatta. Che è quel dolce padre a che non posso schermarlo viso tanto che mi vaglia, dissi io, e pari inver noi esser mosso? Non ti maravigliar s'ancor t'abbaglia la famiglia del cielo, a me rispose, messo è che vieni ad invitar consaglia. Tosto sarà che a veder queste cose non ti fia grave, ma fieti diletto, quanto natura a sentirti dispuose. Poi giunti fummo all'angel benedetto, con lieta voce disse, entrate quinci, ad un escaleo vien ben che gli altri eretto. Noi montavam già partiti di linci, e beati misericordes fu e cantato retro, e godi tu che vinci. Lo mio maestro e io soli amendue su andavamo, e io pensai andando prodi acquistar nelle parole sue, e drizzammi a lui sì dimandando, che
Che volse dir lo spirito di Romagna e di Vieta consorte menzionando? Perché egli a me, di sua maggior magagna, conosce il danno, e però non s'ammiri se ne riprende perché men si piagna, perché s'appuntano i vostri disiri dove per compagnia parte si scema, invidia muove il manta qua sospiri. Ma se l'amor della sfera suprema torcesse in su il desiderio vostro, non vi sarebbe al petto quell'anatema, che per quanti si dice più lì nostro, tanto possiede più di ben ciascuno e più di caritate arde in quel chiostro. Io sono d'esser contento più di Giuno, dissi io, che se mi fosse pria taciuto e più di dubbio nella mente ad uno. Come esser puote che un ben distributo in più posseditor faccia più ricchi di sé che da, se da pochi è posseduto? Ed elli a me, però che tu rificchi la mente pure alle cose terrene, di vera luce tenebre dispicchi. Quello infinito e ineffabil bene che lassù è, così corre ad amore come a lucido corpo raggio vene. Tanto si dà quanto trova d'ardore, sicché quantunque carità si spende, cresce sovr'essa l'eterno valore. E quanta gente più lassù si intende, più veda bene amare e più vi sana, come specchio l'uno e l'altro rende. E se la mia ragion non ti disfama, vedrai Beatrice ed ella pienamente ti torrà questa e ciascun'altra brama. Procaccia pur che tosto siano spente, come son già le due, le cinque piaghe che si richiudon per esser dolente. Com'io voleva dicer tu m'appaghe, vidimi giunto in sull'altro girone, sì che tacermi fer le luci vaghe. Ivi mi parve in una visione estatica di subito esser tratto e vedere in un tempio più persone. E una donna in sull'entrar con atto dolce di madre dice: Figliuol mio, perché hai tu così verso noi fatto? Ecco, dolenti, lo tuo padre ed io ti cercavamo. E come qui si tacque, ciò che pareva prima disparì. Indi m'apparve un'altra con quell'acque giù per le gote che il dolor distilla quando di gran dispetto in altrui nacque, e dire: Se tu sei sire della villa del cui nome dei dei fu tanta lite, e onde ogni scienza disfavilla, vendica te di quelle braccia ardite che abbracciar nostra figlia, o Pisistrato. E il Signor mi parea benigno e mite risponder lei con viso temperato. Che faremmo noi a chi mal ne disira, se quei che ci ama è per noi condannato? Poi vidi genti accese in fuoco d'ira, con pietre un giovanetto ancider, forte gridando a sé pur: Martira, martira! E lui vedea chinarsi per la morte che l'aggravava già inver la terra, ma degli occhi facea sempre al ciel forte, orando all'alto sire in tanta guerra, che perdonasse ai suoi persecutori con quello aspetto che pietà diserra. Quando l'anima mia tornò di fuori alle cose che son fuor di lei vere, io riconobbi i miei non falsi errori. Lo duca mio, che mi potea vedere far sì com'om che dal sonno si slega, disse: Che hai che non ti puoi tenere, ma sei venuto più che mezza lega, velando gli occhi e con le gambe avvolte, a guisa di cui vino sonno piega? O dolce padre mio, se tu m'ascolti, io ti dirò, dissi io, ciò che mi apparve quando le gambe mi furono sì tolte. Ed ehi, se tu avessi 100 larme sovra la faccia, non mi sarian chiuse le tue cogitazioni, quantunque parve. Ciò che vedesti fu perché non scuse d'aprir lo cuore all'acqua della pace, che dall'eterno fonte son diffuse. Non domandai che hai per quel che face chi guarda pur con l'occhio che non vede quando disanimato il corpo giace, ma dimandai per darti forza al piede,
Così frugar convien si pigri, lenti ad usar lor vigilia, quando riede. Noi andavam per lo vespero attenti oltre quanto potea gli occhi allungarsi contro i raggi serotini e lucenti. Ed ecco a poco un fumo farsi verso di noi come la notte oscuro, né da quello era loco da cansarsi. Questo ne tolse gli occhi e l'aere fu. Allora, vedo che c'è qualche domanda sulla chat fin da subito. Beh, qualcuno che è qui per la prima volta, arrivederci. Beh, probabilmente se n'è già andata questa persona. Bene, allora, come dicevo, il canto si apre con una considerazione, diciamo con un invito a noi lettori a ricordare il movimento dei cieli. Ed è un'indicazione oraria abbastanza strana perché, a differenza di altre che Dante ne ha dato, ne darà ancora, non ha una simbologia legata ai segni zodiacali oppure all'influsso delle stelle, come abbiamo notato altre volte, ma in questo caso, per dirci che ora è, Dante dice che mancava per il tramonto la stessa quantità di ore che distano tra l'ultimar dell'ora terza, cioè le 9 del mattino, e il principio del giorno, cioè le 6. Quindi, globalmente, il significato di queste prime terzine è che sono le 3 di pomeriggio nel purgatorio. Ora leggiamo invece i versi. Quando tra l'ultimar dell'ora terza, quindi le 9 di sera, scusate, di mattino, e il principio del dì, par della sfera, cioè appare della sfera che è il sole, nominato attraverso questa perifrasi abbastanza audace, la sfera che sempre a guisa di fanciullo scherza, cioè la sfera che sembra un fanciullo che gioca con un pallone. Tutti i commentatori antichi attribuiscono questa osservazione all'ondeggiare durante l'anno del posto dal quale esce il sole e nel quale tramonta, come se fosse un pallone con cui gioca un bambino, però allude chiaramente al sole. Tanto c'è questo tanto del verso quarto. Si associa al quanto del primo verso, cioè nella stessa quantità, pareva già inver la sera essere al sol del suo corso rimasto, cioè appariva che rimaneva ancora percorrere del sole la stessa quantità, cioè 3 ore. E visto che il sole si pone alle 6 nel pomeriggio in quell'epoca dell'anno, erano le 3 appunto. E siccome Dante e Virgilio stanno camminando in senso orario, i raggi del sole, come dice al verso settimo, e i raggi ne ferien per mezzo il naso, quindi di fronte, perché per noi girato era sì il monte che già dritti andavamo in ver l'occaso, cioè andavamo verso l'occidente, il posto dove tramonta, quando io sentii a me gravar la fronte allo splendore assai più che di prima. E stupor m'era alle cose non conte, cioè noi avevamo già girato abbastanza il monte in modo che avevamo il sole che stava cadendo, calando di fronte, e quando io, dice Dante, sentì che mi feriva la fronte uno splendore molto più forte di quello precedente. Ed ero stupito per le cose che non conoscevo, le cose non conte. Ond'io levai le mani inver la cima dalle mie ciglia, cioè Dante si mette la mano sulle sopracciglia e fecimi solecchio, appunto solecchio è questo, che del soverchio visibile lima, cioè il solecchio che di solito lima, cioè mitiga, diminuisce
il soverchio, cioè l'eccesso del visibile, cioè la luce che gli occhi non possono tollerare. Quindi Dante sta camminando con Virgilio, sono le 3 di pomeriggio e una luce molto forte lo ferisce in tal modo che lui, per continuare a guardare, deve coprirsi gli occhi. E al verso 16 inizia un paragone che attinge all'arte dell'ottica e che riguarda l'angolo di riflessione di un raggio che equivale all'angolo di incidenza dello stesso raggio, quindi è una parte tecnica del canto che ora vedremo quale funzione svolge. Dante vuole appunto rendere l'impressione che ebbe da questa luce eccessiva che gli sta ferendo lo sguardo. Quindi al verso 16, come quando dall'acqua o dallo specchio salta lo raggio all'opposita parte. Cioè quando un raggio incide su una superficie liscia come l'acqua o lo specchio e salta dalla parte opposta, il raggio riflesso, salendo su per lo modo parecchio, cioè nello stesso modo a quel che scende, cioè con la stessa incidenza e tanto si riparte dal cadere della pietra in ugual tratta, e cioè si apre dalla perpendicolare il cadere della pietra nello stesso, con lo stesso angolo, siccome mostra esperienza e arte, come tutti noi abbiamo potuto osservare ogni volta che vediamo un raggio che si riflette su una superficie liscia, o l'arte dell'ottica. Così, cioè come un raggio riflesso, così mi parve da luce rifratta quivi dinanzi a me essere percosso. Così mi sembrò di essere percosso, colpito davanti a me da una luce rifratta, perché a fuggir la mia vista fu ratta, per cui la mia vista fu rapida a scansarlo. Quindi Dante sposta lo sguardo davanti a questa luce che lo eccede. Allora, su queste terzine di analogia con il riflesso del raggio così tecnica, la similitudine, sono state dette molte cose, qualche studioso si è addirittura ribellato, non gli piace questa cosa che fa Dante qua, ma intanto è importante osservare almeno due cose. Una che come ora sapremo e come forse avrete intuito sulla base di quello che era accaduto a Dante nella prima cornice, questa luce proviene da un angelo, che l'angelo che, come succederà in ogni cornice, leverà a Dante il pi che l'angelo portiere gli aveva insomma, inciso sulla fronte e gli darà il passaggio alla cornice successiva. E perché Dante avrà voluto, paragonare questa luce dell'angelo con un raggio riflesso? Perché la luce dell'angelo è la luce di Dio che si riflette in lui e che ferisce poi un uomo come Dante, no? Ma poi, come al solito in Dante, tutte queste soluzioni obbediscono a più motivazioni. Dal punto di vista proprio narrativo, è interessante come, fin da queste prime terzine, Dante pone nella memoria dei lettori l'osservazione tecnica del riflesso, che è quello che accade con gli specchi. E la stessa cosa verrà, cioè la stessa immagine dello specchio che riflette, verrà ripresa metaforicamente da Virgilio per spiegare questa distinzione che deve dare in risposta a un quesito di Dante tra l'amore di Dio e invece il desiderio delle cose materiali. Quindi in qualche modo Dante sta invitando noi lettori a ricordare come funzionano gli specchi, come raddoppiano in qualche modo il raggio che
ricevono, a differenza di altre superfici, il che ci sarà importante per poi capire le metafore della spiegazione di Virgilio. Allora Dante ha spostato la vista e domanda al verso 25 a Virgilio: che è quel dolce padre a che non posso schermarlo viso tanto che mi paglia? Cioè, che è dolce padre, dice Dante a Virgilio, quello che non riesco a mitigare con lo schermo che mi sto facendo con le mani in un modo efficace? E pare inver noi essere mosso, e sembra di starsi muovendo verso di noi, quindi è un raggio che ha una direzione verso lui stesso. E Virgilio ellitticamente, invece di rispondere a Dante, questo è un angelo, gli dice ellitticamente al verso 28, non ti meravigliar se ancor t'abbaglia la famiglia del cielo, a me rispose, quindi non ti sorprendere, ma con il solito verbo maravigliare che abbiamo detto più volte, alla stessa etimologia di miracolo, di meraviglia, cioè che Dante usa appunto per riferirsi all'effetto che causano le realtà trascendenti. Quindi Virgilio dice non ti meravigliare se ancora sei abbagliato dagli angeli, cioè dalla famiglia del cielo, a me rispose. Messo è che viene ad invitar consaglia, cioè un messo, appunto un angelo, che viene chiaramente dall'Empireo a invitare che ognuno dei penitenti salga, si suppone, al girone più in alto. E Virgilio, dopo aver osservato che Dante è ancora in questa condizione di immaturità, per cui non riesce a guardare l'angelo di fronte perché viene abbagliato dalla sua luce, annuncia che tra un po' lui si potrà farlo. Al verso 31, tosto sarà che a vedere queste cose non ti fia grave, ma fieti di letto quanto natura sentir ti dispose. Cioè, presto succederà che non ti sarà grave, pesante, no? Vi ricordate che tante avevo usato il verbo gravarmi, gravava la fronte, cioè mi faceva abbassare lo sguardo, cioè presto succederà che queste cose non ti saranno gravi da vedere, ma ti sarà diletto, cioè saranno fonte di piacere nella misura in cui la natura ti dispose a percepire. Cioè Virgilio quello che sta facendo, lo capiremo man mano che andremo avanti nella lettura, è annunciare il prossimo arrivo di Dante all'Eden, dove tutti i sensi, diciamo, dell'essere umano, sono sufficienti per cogliere tutti gli stimoli sensoriali, perché appunto, come si dirà nell'Eden, anzi, lo si dirà nel primo canto del Paradiso, quando però Dante e Beatrice sono ancora sul Paradiso terrestre, che lì, siccome questo Paradiso terrestre è l'habitat che Dio ha creato ad hoc per l'essere umano, tutti gli stimoli sensoriali lì possono essere goduti pienamente nella misura in cui la natura umana è disposta a godere. Allora al verso 34 sono finite le parole di Virgilio e Dante sa già che si sta avvicinando a un angelo e l'angelo a lui. Poi giunti fummo all'angelo benedetto, cioè una volta che fummo arrivati presso l'angelo benedetto, con lieta voce disse, cioè l'angelo disse con voce lieta, felice: entrate quinci, ad un scaleo vi è men che gli altri eretto. Cioè entrate da questa parte, chiaramente sta indicando a Dante Virgilio un passaggio che porta dalla seconda alla terza cornice. Entrate ad una scala molto meno ripida delle altre.
Questo è importante perché, come aveva annunciato Virgilio nell'Antipurgatorio, vi ricordate nel canto quarto del Purgatorio abbiamo letto, questa montagna ha delle caratteristiche che la oppongono alle montagne del mondo, nel senso che la prima salita è molto più pesante che non alla fine. Evidentemente, man mano che i penitenti vanno togliendo da sé le diverse disposizioni verso i peccati capitali, si sentono sempre più leggeri e quindi anche le scale che portano loro da una cornice nell'altra diventano meno difficili da percorrere. E allora, al verso 37, Dante e Virgilio chiaramente salgono questi scalini, noi montavamo già partiti da Linci, cioè ci eravamo già allontanati da questo posto dove c'era l'angelo, e Beate misericordes fu cantato retro, e godi tu che vinci. Evidentemente l'angelo, anche se Dante non vede chi è che canta perché ce l'ha alle sue spalle, però sente che qualcuno canta dietro di lui l'incipit della quinta beatitudine del discorso della montagna, secondo il Vangelo di Matteo, beati misericordes, cioè beati quelli misericordiosi perché otterranno la misericordia divina. E godi tu che vinci, che è la traduzione di un altro frammento sempre di Matteo, che è invece, a differenza della prima parte, che è testuale dal latino della Vulgata, quest'altra parte sembrerebbe di essere una traduzione abbastanza libera di appunto goderete della misericordia, che Dante mette in bocca dell'angelo. Bene. Chiaramente qui quest'angelo sta in qualche modo dando l'addio ai penitenti contro l'invidia, che è il peccato che si purga appunto in quella cornice che loro stanno lasciando. E infatti, questa stessa beatitudine evangelica viene riportata da San Tommaso come antidoto appunto contro l'invidia, la misericordia, no? Come antidoto contro l'invidia. E al verso 40, Dante e Virgilio evidentemente sono già su un altro girone o stanno ancora salendo, non lo sappiamo, ma si sono allontanati dall'angelo e riprende il Dante narratore. Lo mio maestro, io soli, amendue suso andavamo, cioè continuavamo a salire da soli, io e Virgilio, e io pensai andando prode acquistarne le parole sue. E io ebbi l'idea, dice Dante, di approfittare mentre camminavamo di acquistare un beneficio dalle parole di Virgilio, quindi approfittare, come al solito, di chiedere una qualche spiegazione. E allora al verso 43, edirizzammi a lui sì dimandando, cioè mi rivolsi a Virgilio domandandogli questo. Che volse dir lo spirito di Romagna e di Vieto consorte menzionando? Allora, Dante evidentemente dell'intero discorso di questo penitente di invidia, Guido del Duca, che ha parlato per l'intero canto precedente, non ha capito una parte. E molto, con molta verosimiglianza pone il Dante scrittore nella voce del Dante Pellegrino, parole sciolte perché, siccome non ha capito, non è in grado nemmeno di riformulare. Allora, che ha voluto dire quando ha detto divieto e consorte? Qui si riferisce alla terzina tra i versi 85 e 87 del canto quattordicesimo, appunto, dove dopo aver ricordato, aver confessato la sua condizione di penitente, appunto, di invidia, Guido del Duca aveva esclamato: O gente umana, perché poni il cuore
l'ave mestiere di consorte di Vieto, e cioè, vi ricordate, prima delle vacanze avevamo parafrasato questi versi come un'esclamazione che mira a sensibilizzare i penitenti d'invidia per quel che riguarda l'oggetto verso il quale hanno indirizzato il desiderio questi peccatori. E cioè, perché poni il cuore, cioè perché indirizzi il desiderio in un posto dove necessariamente è mestier di vieto, cioè proibito, di condividere consorte. Cioè, o gente umana sarebbe la parafrasi, o gente umana, perché rivolgi il tuo desiderio verso quei beni che necessariamente non si possono condividere. Solo che l'ha detto in un modo davvero molto, molto, diciamo, sintetico. E poi, come vedremo ora, questa esclamazione di Guido del Duca riguarda un argomento che Dante, come rappresentante dei peccatori mortali, ha una notevole difficoltà a capire, eh? E quindi qui domanda Virgilio cosa ha voluto dire? E allora Virgilio Scusa, al Gloria, verso... Sì. una domanda. Qual è il verso e il canto al quale fa riferimento? Fa riferimento al canto quattordicesimo, quello precedente questo, versi 85-87. Grazie. O gente umana, perché poni il cuore, l'ave mestier di consorte di Vieto? Io immagino comunque, non so lei che mi sta parlando, ma immagino che voi avete delle edizioni commentate, vero? Sì? Beh, molto probabilmente, almeno nei commenti, insomma, più usati, quelli che io conosco, questo dovrebbe esserci nella nota ai versi 44-45 dovrebbe esserci questa indicazione, no? Sì? E Lo dico. io ho acquistato la tua edizione che approfitto per dirvi a tutti che è bellissima e Grazie, grazie. veramente conviene da averla perché le tue note sono chiarissime, veramente. Molto bene. Grazie, grazie. Allora, io vi ringrazio di questi apprezzamenti, ma come dico sempre, se voi avete questa possibilità gioiosa di leggere in italiano, è bene che vi serviate dalle ottime edizioni italiane. E dicevo, probabilmente nelle note questo c'è, ma volevo chiarire, non è che mi disturba che me lo domandate, eh? No, Enrico, non era per sicuramente. questo. Era semplicemente per invitarvi all'autonomia, perché affinché sappiate che gli strumenti per sapere da soli queste cose che mi domandate molto spesso ci sono nelle note. Va bene? Aiuta, aiuta moltissimo. Le note sono indispensabili. Certo. No, sono almeno per se uno vuole capire una porzione consistente degli infiniti significati di questo libro, senza note veramente non c'è alcuna speranza di coglierli. Eh? Allora dobbiamo ringraziare gli studiosi italiani che fin da sempre hanno avvertito che Dante sarebbe stato un classico che avrebbe avuto bisogno di commenti. Questa è una cosa davvero straordinaria, perché durante il Medioevo i soli testi che di solito venivano corredati da commenti erano la Bibbia e i testi antichi. La Commedia è una grande eccezione che viene riconosciuta addirittura dai contemporanei di Dante. Prima che Dante fosse morto, i lettori avevano già capito che era un libro destinato a durare molto, e che noi lettori del futuro avremmo avuto bisogno di chiarimenti che per loro erano superflui. E questo è incredibile della forza che ha questo libro, no? Come è stato subito avvertito come veramente importantissimo.
Allora, torniamo al testo. Al verso 46 risponde Virgilio su questa domanda di Dante, e di nuovo, invece di dire immediatamente che cosa ha voluto dire il personaggio, fa una cosa davvero notevole dal punto di vista didattico, no? Perché è così che si devono spiegare le cose, come sa benissimo Virgilio. Perché prima di dire il significato, che cosa fa? Anticipa il contesto nel quale quello è stato detto, affinché Dante possa capire qual era il senso pragmatico di questa esclamazione. E va benissimo farlo così, perché è così come si capiscono le cose. Uno prima globalmente si rende conto che una conversazione ha una caratteristica di lite o di spiegazione o amorevole, e poi capisce ogni singola parola. Ed effettivamente Virgilio molto saggiamente ricostruisce questo che a Dante evidentemente è mancato, e allora al verso 46 chiarisce: perché li a me, Virgilio a Dante, di sua maggior magagna conosce il danno, e però non s'ammiri, se ne riprende, perché men si piagna. Cioè, il soggetto tacito qui è Guido del Duca, lo spirito di Romagna. Dice: lui conosce le conseguenze negative, il danno della sua maggior colpa, che è l'invidia. Cioè, sta soffrendo nella sua cornice, con gli occhi cuciti con fil di ferro, vi ricordate, il danno dell'invidia. E perciò non ti devi ammirare se lui deplora appunto questa invidia, affinché se ne pianga di meno, cioè con l'obiettivo di, diciamo, avvertirci sui rischi dell'invidia. Quindi, prima di dire a Dante che ha voluto dire con queste parole Guido del Duca, Virgilio sta ricordando, è come se dicesse a Dante: ricordati che lui sta piangendo l'invidia, e quindi che questa esclamazione è legata all'invidia, ed ha come obiettivo avvertirci sui danni di questa colpa. Dopodiché aggiunge al verso 49: perché s'appuntano i vostri disiri, dove per compagnia parte si scema, invidia muove il mantaco a sospiri. Cioè, per il fatto che i vostri desideri si appuntano, cioè mirano, laddove per il fatto di condividere, cioè per compagnia, diminuisce una parte di questo oggetto di desiderio, cioè si scema, perde una parte, l'invidia muove il vostro petto a sospirare. Mantaco è quello strumento che si usa per alimentare il fuoco, e quindi è il petto che fa questo movimento quando è agitato dai sospiri. Allora, che cosa ha voluto dire Virgilio? L'invidia è causata, anzi, l'invidia muove a sofferenza, a sospirare, perché il vostro desiderio è rivolto verso quelle cose che non ammettono la condivisione, cioè che diminuiscono se vengono condivisi. Ma è come se al verso 52 dicesse: se invece, ma se l'amor della sfera suprema torcesse in suso il desiderio vostro, non vi sarebbe al petto quella tema. Allora, ma se la sfera suprema, cioè l'empireo, il cielo più alto dove risiedono appunto Dio e i salvati, torcesse verso l'alto il vostro desiderio, è come se questo verso si collegasse con la fine del canto precedente. Virgilio aveva detto: le stelle vi chiamano, le bellezze del cielo vi chiamano. Se riuscissero a torcere il vostro viso, che guarda invece pur a terra, come aveva detto lì, e voi desiderasti il bene supremo, il petto non avrebbe quel timore di sofferenza per invidia.
già che, verso 55, che per quanti si dice più lì nostro, tanto possiede più di ben ciascuno e più di carità te arde in quel chiostro. Già che più anime lì nel cielo supremo dicono nostro, cioè più anime godono del bene di Dio, tanto più bene possiede ognuno. A differenza dei beni materiali che diminuiscono man mano che aumenta la quantità di gente che li condivide, questo bene supremo, il bene di Dio, aumenta man mano che più anime lo godono. E più arde di carità quel chiostro. Più sono le anime che hanno raggiunto quel bene, più gode ognuna delle anime e più carità c'è ardente nel paradiso. Ma il povero Dante, che non ha letto con le note, continua a non capire. E questo è significativo. Cioè, chiaramente il Dante scrittore ha voluto caratterizzare il suo personaggio come uno talmente offuscato dai beni del mondo che non riesce a capire, non solo non ha capito quello che Guido Dal Duca ha detto, bisogna ammetterlo in modo veramente troppo sintetico, ma nemmeno questa spiegazione di Virgilio. E quindi al verso 58, quasi lamentandosi, interviene Dante. Io son d'essere contento più di giuno, diss'io, che se mi fosse pria taciuto, e più di dubbio nella mente ad uno. Cioè qui Dante è quasi scortese con Virgilio, no? Come se si stesse arrabbiando, ma me lo puoi spiegare meglio. Io sono meno soddisfatto, cioè sono più digiuno, ho più fame di prima, che se prima tu non mi avessi spiegato niente, e raduno più dubbio ancora nella mente. E al verso 61, attraverso questa nuova formulazione della domanda, esprime il carattere sbalorditivo che ha per un mondo corrotto la proposta di Virgilio di tornare naturalmente verso il vero bene che ci aspetta. Perché al verso 61 Dante, il Dante personaggio, ripete la sua domanda: come ser puote che un ben distribuito in più posseditur faccia più ricchi di sé che se da pochi è posseduto? Questo quasi non richiede parafrasi, no? Dice: come è possibile che un bene, se si divide in più persone, sia più posseduto da uno, no? Da ognuno. Cioè, Dante dice, questo va contro la legge matematica della divisione. Il divisore aumenta e chiaramente il risultato diminuisce, no? E dice, com'è possibile quello che mi stai dicendo? E allora Virgilio ha probabilmente perso anche un po' la pazienza, visto il tono un po', insomma, scostumato di Dante e la sua impossibilità di capire questa cosa. E al verso 63, ed egli a me, però che tu rificchi la mente pura alle cose terrene, di vera luce tenebre dispicchi. Cioè, visto che tu rificchi, cioè ti ostini nel fissare la mente solo alle cose terrene, ottieni tenebre dalla vera luce. Cioè, quello che sta dicendo Virgilio è: non è che io mi sono spiegato male, carissimo, eh? Io ti ho dato una spiegazione che è luce, ma tu sei talmente ostinato nell'attribuire il mio ragionamento alle cose materiali che ottieni tenebre, ti confondi sempre di più di quello che, se tu non fossi così malato, otterresti chiarimento. E al verso 67 continua Virgilio: quello infinito e ineffabile bene che lassù è,
così corre ad amore come a lucido corpo raggio vene. Vedete come ora, nelle parole di Virgilio, attraverso una similitudine, torna il fenomeno fisico della riflessione dei raggi che era stato usato in apertura di canto. Quindi il lettore ce l'ha molto fresco in testa. Virgilio dice: quel infinito e indicibile bene che è lassù in cielo, cioè Dio, l'amore di Dio, corre ad amore come un raggio viene a un corpo lucido, cioè si concede quel bene, quell'oggetto di desiderio, alla carità delle creature. Si dà immediatamente, aprendosi alla carità, con l'immediatezza con cui un raggio predilige una superficie nella quale si può riflettere. Tanto si dà quanto trova d'ardore, cioè si prodiga questo bene nella misura in cui trova la carità, trova aperto ogni essere a riceverlo, sicché quantunque carità si stende, cresce sovressa l'eterno valore, cosicché nella misura in cui si stende la carità, l'eterno valore di Dio va crescendo sopra quella carità. Cioè, più sono i salvati che si aprono con ardore, più bene di Dio ricevono, perché il bene di Dio si dà nella misura in cui è richiesto dall'ardore di carità. E quanta gente più lassù si intende, più veda bene amare e più vi s'ama, e come specchio l'uno all'altro rende. Allora, qui il verso 73 contiene un provenzalismo che si intende, che nella lingua provenzale della poesia erotica voleva dire si innamora, corteggia. Cioè, e quanta più gente lassù nell'Empireo desidera, corteggia, più c'è bene da amare, cioè più vi è nell'Empireo bene da amare e più vi si ama e si ama di più, e l'uno all'altro degli spiriti salvati rendono, cioè ridanno l'amore di carità come fa lo specchio con il raggio. Cioè, come dicendo, la luce di Dio, che è l'unica vera di per sé, più specchi di carità ci sono, più luce c'è. Con l'amore, se viene appuntato, come dice Dante, se mira verso il vero bene, succede questo, che aumenta quanti più amano, quanto più ne hanno. Ma Virgilio è consapevole che quello che sta spiegando è molto difficile, e quindi, come ogni volta che deve trattare di questi argomenti, che chiaramente sono trascendenti perché riguardano un bene che nel mondo non si trova, al verso 76 aggiunge: e se la mia ragion non ti disfama, vedrai Beatrice ed ella pienamente ti torrà questa e ciascun'altra brama. Cioè, se il mio ragionamento, se la ragione che io simboleggio non ti disfama, cioè non appaga la tua fame di comprensione, vedrai Beatrice, che simboleggia la teologia, e lei ti torrà questa e ogni altra brama, cioè tutti i desideri, te li torrà, te li toglierà pienamente, quindi appagherà tutta la tua voglia di conoscenza. Infatti vedremo, quando leggeremo il Paradiso, che Dante lì capisce perfettamente questo fatto che gli è stato così difficile da capire, e cioè che il bene di Dio più è condiviso, più aumenta. E siccome Virgilio sa che Dante vedrà Beatrice nell'Eden, dopo averla nominata, al verso 79 incalza Dante affinché
ci metta tutta la sua forza per arrivarci il più velocemente possibile. Procaccia, purché tosto siano spente, come son già le due, le cinque piaghe che si richiudon per esser dolente. Allora tu fai in modo, cioè Procaccia, affrettati, in modo che presto siano spente, come sono già spente le due prime piaghe, quelle che corrispondono alla superbia e all'invidia, le cinque altre piaghe che sono ancora nella tua fronte, dice Virgilio a Dante, che si richiudono a causa del dolore, cioè attraverso la contrizione. Va bene? Allora, visto che al verso 82 inizia il secondo episodio del canto, suggerirei di fare ora la nostra pausa. Facciamo come al solito 5 minuti. Vi chiedo di inviare le vostre domande se ne avete sulla chat. Dopo, quando riprendiamo, tento di rispondere e poi proseguiamo. Grazie. Grazie a te.
Allora, riprendiamo. Qualcuno esprime la difficoltà degli argomenti teologici. Sì, effettivamente è complicato, Dante lo sa. Nel Purgatorio non sono tanti quanto nel Paradiso, ma vabbè, piano piano si vanno capendo e sono comunque molto belli e interessanti. Mi domandano anche qual è stato, non so se ho capito bene, l'acto che masse popolarizzò, vuol dire il canto o il... Non ho capito che vuoi dire. Se volete usare il microfono per chiarirmi. No, io ti ho domandato. Il canto, era il canto, sì. Ah, il canto, intanto. Poi ho cercato di correggerlo, grazie, grazie. Ah, ottimo, sì. No, ti ho domandato chi è lo spirito della Romagna. Allora, ah, sì, l'ho detto più volte. L'ho detto più volte, Guido del Duca. E anche questo dovrebbe esserci sulle note. Lei ha un testo commentato? Maria Elisa ha un... sta usando un'edizione con le note? Sto ascoltando, ma io non posso capire che quiso dire aquel spirito della Romagna, no? Dice al verso, che volse dire lo spirito di Romagna? Che quiso dire, no? Sì. Lo spirito di Romagna è il personaggio protagonista del canto precedente, Guido del Duca, sì. Che aveva detto, sì. Che aveva detto queste parole che Dante non aveva capito, cioè, o gente umana, perché rivolgete i vostri desideri verso quei beni che quando vengono che è vietato condividere? Dante non aveva capito, quindi tutta la spiegazione successiva di Virgilio è un chiarimento a questo che disse Guido del Duca. Ah, bene, grazie. Se c'è qualcun libro che si può vedere per questo personaggio, Guido del Duca? No, Guido del Duca non è un personaggio molto importante. Quello che potete fare quando volete indagare su qualche personaggio è intanto leggervi i commenti al canto dove appare e poi cercare su un vocabolario. C'è il meraviglioso, c'è l'enciclopedia dantesca che trovate sul sito di Treccani. Se voi mettete Guido del Duca in enciclopedia dantesca, vi manda al personaggio. Va bene, grazie. Prego. Allora, qual è il canto che più si popolarizzò immediatamente? Allora, immediatamente non è facile da ricostruire. Sì, ci sono alcuni personaggi, alcuni episodi dell'inferno che furono molto privilegiati nell'Ottocento, che è il secolo, diciamo, che riscoprì in qualche modo Dante. Cioè, verso la fine del Settecento Dante comincia ad essere letto dopo alcuni secoli di emarginazione da parte del modello di Petrarca. Probabilmente l'episodio del Conte Ugolino, d'Inferno 33, e anche quello di Francesca da Rimini, d'Inferno V, sono tra gli episodi più commentati, letti, studiati e tradotti, perché è difficile da dire, a parte che sono splendidi, no? Però diciamo la risposta più diciamo accademica che potrei dare è che l'inferno in genere e soprattutto i personaggi che sono protagonisti di episodi tutti incentrati nella loro vicenda nel mondo sono stati privilegiati soprattutto dalla lettura romantica cui faceva capo Francesco De Sanctis, l'autore della storia della letteratura italiana fondazionale, che vedeva appunto nell'inferno e in questi personaggi la sensibilità poetica massima di Dante.
perché anche insomma considerava che la nostra vita del mondo è infernale e quindi è più in qualche modo è più consono il tono di questi canti più che altri. C'è un articolo interessante su questo di Mariano Perez Carrasco, vi scrivo il nome qua. In spagnolo o in italiano? Credo che questo sia in spagnolo. Meglio. Se non sbaglio si chiama la infernalizzazione del mondo o qualcosa del genere. Che è molto interessante. Alla internet cerco l'articolo. Sì, su internet ci sono molte cose sue. Bene, allora, qualcuno domanda dove si trova la mia traduzione. Vabbè, Mercato Libre, qualcun altro risponde. E c'è questa indicazione di Maria Rosa sul sito dell'Accademia della Crusca, dove appaiono delle parole dei tre regni. Io non conoscevo questo, quindi grazie. Penso sia un progetto, correggetemi se sbaglio, di quest'anno dell'anno dantesco, no? Credo che esci, non so se ogni giorno, ma due giorni alla settimana, una parola con tutte le spiegazioni, il canto, soprattutto il regno. Il canto e credo che il verso. È molto, molto interessante. Grazie, bene, guarderò. Claudia, scusa, non si vede nella chat il nome dell'articolo che hai... È che il nome non l'ho scritto, perché non ne sono non sono sicurissima se ho... allora, il nome del dantista è Mariano Perez Carrasco, adesso l'ho inviato a tutti. E credo si chiami qualcosa del tipo la infernalizzazione del mondo, o qualcosa del genere, che parla appunto dell'interpretazione di De Sanctis. Bene? Grazie. Prego. Allora, se non avete più domande, continuiamo. È difficile sapere se avete domande o meno, no? Perché questa è la meraviglia dell'aula, che uno in un attimo vede se qualcuno vuole domandare, ma qui, mamma mia, che disastro. Vabbè. Allora, grazie. Giselle ha inviato l'infernalizzazione del mondo sulla centralità dell'inferno nella critica sesantiana. Grazie Giselle. Allora era in italiano questo. Però Mariano ha diversi articoli anche in spagnolo, quindi forse c'è qualcos'altro. Ottimo. Allora, continuiamo la lettura dal verso 82. Virgilio aveva appena finito la sua spiegazione e aveva chiarito che da Beatrice Dante opportunamente avrebbe ottenuto un appagamento totale di tutte le sue brame e l'aveva invitato ad affrettare il passo affinché attraverso la contrizione possa arrivare presto all'Eden e trovare Beatrice. E al verso 82, o mio voleva dicer tu m'appaghe, vidimi giunti sull'altro girone, sì che tacermi fer le luci vaghe. Cioè Dante stava per dire sono soddisfatto, tu mi appaghi, ma subito, siccome diciamo mentre parlano, camminano, sono arrivati sul terzo girone, in modo che le luci vaghe, cioè gli occhi desiderosi di vedere la condizione dei nuovi penitenti, fecero tacere Dante, quindi non arrivò a dire grazie a Virgilio. E immediatamente, come salgono sul terzo girone, al verso 85, ivi mi parve in una visione statica di subito esser tratto e vedere in un tempio più persone.
Cioè, vi ricordate che caratteristica del purgatorio dantesco è che in ogni cornice ci siano non solo i penitenti che soffrono il loro contrapasso, ma anche degli stimoli a fare la virtù che si oppone al peccato che loro stanno purgando e anche degli esempi di questa stessa colpa punita che Dante ha visto per quel che riguarda la cornice della superbia negli altorilievi che sono sul muro e sul pavimento, vi ricordate? Per quel che riguardava invece gli esempi, il freno e lo stimolo che ricevono i penitenti della seconda cornice degli invidiosi attraverso voci volanti, vi ricordate che invitavano alla carità, nel caso dello stimolo alla virtù, e che ricordavano esempi di invidia punita. In questo terzo girone, come veniamo a sapere molto sinteticamente qua, questi esempi sono dati ai penitenti attraverso delle visioni estatiche, cioè di questo che i mistici chiamano visioni extra somnum, cioè visioni che si hanno stando svegli, che era appunto un fenomeno, diciamo, abbastanza frequente nel Medioevo, quello che noi oggi diremmo sognare ad occhi aperti. E quindi evidentemente ai penitenti, Dante compreso, sono dati da Dio queste scene che vedono come una sorta di ologrammi dinamici, che vedono come se stessero sognando mentre sono svegli. E quindi non appena Dante mette piede su questo girone, gli appare una visione statica e al verso 87 inizia la descrizione di ciò che vide. Come ormai sappiamo, tutti gli esempi delle virtù sono delle serie che vengono inaugurati da un esempio mariano, no? Di Maria, che è la somma di tutte le virtù. In questo caso riconoscerete subito, chi di voi ha a mente il Vangelo, il famosissimo episodio in cui Gesù, bambino, quasi adolescente, era scomparso per 3 giorni e Maria e Giuseppe lo ritrovano nel Tempio di Gerusalemme a parlare con i saggi, no? Con i dottori. E quindi vediamo che cos'è che a Dante si presenta. Allora dice: vedere in un tempio più persone e una donna in sull'entrare con atto dolce di madre dice: figliol mio, perché hai tu così verso noi fatto? Ecco, dolenti, lo tuo padre e io ti cercavamo. Allora, qui chiaramente l'esempio di dolcezza materna si oppone al terzo peccato capitale, che è quello che si purga appunto in questa nuova cornice, che è l'ira, e quindi qui si vede questa mansuetudine di Maria, che anziché sgridare il figlio che è scomparso per 3 giorni, amorevolmente gli rimprovera la preoccupazione con la quale i genitori lo cercavano. E quindi un primo esempio in cui la beatitudine, la mansuetudine è destata da un giovanetto. È interessante che questi 3 esempi, di cui abbiamo appena letto il primo, della virtù che si oppone all'ira, è associata alla giovinezza, in questo caso quella di Gesù. Ma adesso vediamo un esempio, come al solito Dante va intercalando gli esempi, in questo caso un esempio pagano. Leggiamo al verso 92: e come qui si tacque, ciò che pareva prima disparìo. Cioè, non appena tacque Maria nell'immagine, in questa visione statica di Dante, quello che prima apparivo scomparve. Indi m'apparve un'altra, cioè un'altra visione, di un'altra donna, con quell'acque giù per le gote che il dolor distilla quando di gran dispetto in altrui nacque, e dir.
Allora, questo è molto interessante perché di Maria Dante non ha descritto, come difatti non c'è neanche nel Vangelo, lo stato d'animo di Maria, ma solo le parole. Invece in questo caso, in cui è un esempio che permette di contrastare l'atteggiamento del personaggio iracondo con quello del personaggio mansueto. In questo caso c'è una donna che sta piangendo, Dante dice che la vede con quelle acque giù per le gote, cioè le lacrime che gli cadono per le guance, che distilla il dolore, cioè che fa cadere il dolore quando in qualcuno, in altrui, nasce un grande dispetto, una grande offesa. Dico che è interessante perché in questa scena che Dante vede non soltanto c'è la mansuetudine, come ora vedremo, in questo caso impersonata dal marito di questa donna, dal re, dal tiranno ateniese Pisistrato, ma si vede anche come l'ira provoca dolore, cioè in colui che la prova, non soltanto nelle vittime eventuali dell'ira. Cioè, l'interessante, voglio dire, di questo esempio è che l'ira si propone non solo come un peccato che provoca il male agli altri, ma anche come una disposizione che causa dolore anche a chi è iracondo di per sé. Perché la donna è arrabbiata, ma è anche triste, sta piangendo. E che cosa sta dicendo al verso 97? Se tu sei sire della villa del cui nome nei dei fu tanta lite, cioè se tu sei il signore, se tu comandi ad Atene, cioè la città, la villa, un francesismo, a causa del cui nome ci fu questa lite tra gli dei, perché per nominare Atene, secondo il mito che Dante legge, come al solito nelle Metamorfosi di Ovidio, avevano litigato Nettuno e Pallade. Allora, se tu sei il re di Atene, sta dicendo la moglie a Pisistrato, questa villa è onde ogni scienza di sfavilla, cioè che è famosa anche, che luccica per lo sviluppo delle scienze. Effettivamente Pisistrato, questa storia Dante la legge probabilmente in Valerio Massimo, Pisistrato è uno dei tiranni di Atene del VI secolo avanti Cristo, famoso per aver saputo mitigare con benignità il suo dispotismo. Atene era già famosa, no? Per lo sviluppo della scienza. Si racconta questa storia secondo cui la figlia di Pisistrato e della regina, che è quella che ha parlato finora, era stata abbracciata da un ragazzo che l'amava senza il suo permesso. E lei vuole che il marito ammazzi questo ragazzo per il suo ardimento. E vediamo ora la risposta mite, dolce di lui. Allora, lei gli dice, verso 97, se tu sei sire della villa del cui nome nei dei fu tanta lite e onde ogni scienza di sta villa, vendica a te di quelle braccia ardite che abbracciar nostra figlia o Pisistrato, cioè vendicati del disonore che ha fatto questo ragazzo nell'abbracciare con ardimento la nostra figlia. E al verso 102 c'è la risposta, no, di lui. E il Signor mi parea, dice Dante, cioè mi appariva nella visione, benigno e mite, questi due aggettivi chiaramente si oppongono alla condizione iraconda della moglie, risponder lei con viso temperato. Parola importante, no? Temperato vuol dire equilibrato, in cui si tempera l'ira con la rabbia, no? Con invece una mitezza benevola.
Lui risponde: che faremo noi a chi mal ne desira se quel che ci ama è per noi condannato? Cioè, e allora che cosa dovremmo fare a chi desidera il nostro male se noi condanniamo chi ci ama? Di nuovo è un atteggiamento benevolo nei confronti di un giovane che si è lasciato andare dalla passione d'amore per la figlia e chiaramente decide di perdonarlo. Di nuovo un secondo esempio in cui l'amitezza e la beninanza, come direbbe Dante, è destato dalla giovinezza del protagonista, come prima da Gesù adolescente, diciamo, in Maria. E al verso 106, un terzo esempio della virtù della mansuetudine che si oppone all'ira, che Dante vede in una terza visione statica, che è l'esempio di Santo Stefano, che secondo gli Atti degli Apostoli, se voi li leggete, quando viene insomma dilapidato dagli ebrei, prima di entrare in cielo ha una visione in cui prega per i suoi uccisori. Dante rimaneggia, come è il suo solito, la storia, e anziché in una visione, dentro la visione, fa pregare nel momento della morte Santo Stefano, ce lo presenta anche come un ragazzino, anche se non lo era secondo le fonti evangeliche, ma è come tutta l'iconografia medievale presenta Santo Stefano come un giovanotto, visto che si dice che aveva la faccia d'angelo mentre moriva, per cui è di nuovo in questo caso la giovinezza, questa volta non quella che è quella che desta la misericordia, bensì lui stesso che la prova nei confronti dei suoi assassini. Allora leggiamo quello che ci dice Dante. Verso 106. Poi vidi genti accesi in fuoco d'ira con pietre, un giovinetto ancider forte gridando a sé pur martira, martira. Allora, io vidi poi, cioè quando si spense l'immagine di Pisistrato e la moglie, vidi, dice Dante, un'altra scena, gente accese in fuoco d'ira. Molto interessante questa immagine del fuoco. Intanto qui si nomina per la prima volta il peccato che si purga in questa terza cornice, ma quello di gente accesa in fuoco è molto interessante, perché poi vedremo che Virgilio completerà quest'immagine con quella delle acque della pace. Allora, vidi genti accesi in fuoco d'ira che uccidevano, lanciando pietre a un giovinetto, gridando forte, martira, martira, cioè torturiamolo. E lui vedea chinarsi per la morte che l'aggravava già in ver la terra, ma degli occhi facea sempre al ciel porte, orando all'alto sire in tanta guerra che perdonasse ai suoi persecutori con quello aspetto che pietà diserra. Bellissimo, estremo atteggiamento del martire Stefano, che giovinetto, già cadendo sulla terra, aggravato dalla morte, guardava sempre verso il cielo, facendosi aprire le porte del cielo, pregando Dio in mezzo a tanta guerra. Questo è molto interessante, il contrasto che c'è tra la pace con la quale lui muore nonostante l'atteggiamento bellico dei suoi uccisori, orando, cioè chiedendo che perdonasse i suoi uccisori, chiaramente facendo proprio l'insegnamento di Gesù di pregare per i propri nemici, con un aspetto che sprigiona pietà. Allora Dante poi si sveglia da questo: quando l'anima mia tornò di fuori alle cose che sono fuori di lei vere,
io riconobbi i miei non falsi errori. Cioè quando Dante dice, quando io uscì, l'anima mia tornò a percepire quello che era fuori dalla mia anima, dove io vedevo queste visioni, dice Dante, tornai alle cose che sono vere fuori di lei, fuori della mia anima, io riconobbi i miei errori non falsi, cioè mi resi conto che quello che avevo visto non c'era lì effettivamente e che quindi in quel senso erano visioni erronee, ma non false perché ispirate da Dio, chiaramente, come parte della purgazione dell'ira. E al verso 118, Virgilio, che ha visto come camminava Dante mentre vedeva queste visioni estatiche, lo duca mio che mi poteva vedere farsi comom che dal sonno si slega, che poteva vedere come io camminavo come se mi stesse svegliando, cioè slegando, liberando dai vincoli del sonno, disse: che hai che non ti puoi tenere? Ma sei venuto più che mezza lega, velando gli occhi e con le gambe avvolte, a guisa di cui vino o sonno piega? Cioè Virgilio domanda a Dante, ma una domanda interessante, perché poi vedremo da quello che si dicono loro due dopo, che no, non è una domanda che Virgilio sta facendo perché veramente non sa cosa è capitato a Dante, ma è una domanda di quelle che noi facciamo, che a sé che te muoves come, non perché vogliamo conoscerne la risposta, ma perché vogliamo indurre l'altra a comportarsi diversamente. Allora dice: perché cammini così che sembra che non ti puoi mantenere fermo e hai camminato più di mezza lega con gli occhi chiusi e con le gambe avvolte, cioè impedite, come chi è piegato dal vino o dal sonno, cioè come chi cammina insomma mentre dorme o chi è ubriaco? E allora Dante chiede un po' scusa a Virgilio al verso 124 e vuole spiegargli perché si è comportato in questo modo così strano. O dolce padre mio, se tu m'ascolti, io ti dirò, dissi io, ciò che m'apparve quando le gambe mi furono sì tolte. Cioè Dante un po' ingenuamente gli dice: adesso se tu mi ascolti, io ti racconterò quello che mi apparve, cioè le visioni che io vide quando le gambe mi sono state così impedite da queste visioni. E qui Virgilio fa una dichiarazione che è molto importante, che tutti noi ricordiamo durante l'intera lettura dell'Inferno e del Purgatorio, dove Virgilio è protagonista insieme a Dante, e che riprende una cosa che ha già detto a Dante ben due volte nell'Inferno, e cioè che lui, Virgilio, sa assolutamente tutto quello che passa per la testa di Dante. Va bene? Non dobbiamo dimenticare questo, perché altrimenti rischiamo di interpretare male moltissimi episodi dove Virgilio domanda delle cose, ma noi dobbiamo sapere che le domanda perché Dante ha bisogno che gli vengano domandate, non perché lui non sa che cosa sta pensando o sentendo Dante. E allora qua lo dichiara così, al verso 127. Ed ei, se tu avessi 100 larve sopra la faccia, non mi sarian chiuse le tue cogitazioni quantunque parve. Cioè, anche se tu avessi 100 maschere messe sopra la tua faccia, le tue cogitazioni, cioè i tuoi pensieri, non mi sarebbero nascosti, anche se piccolissimi, parvi. Cioè, ogni minimo pensiero tuo, io lo vedo perfettamente. Nell'inferno aveva detto a Dante: se tu fossi di specchio, la tua faccia non mi tornerebbe più velocemente di quanto non vengano ai miei pensieri tuoi. Bene? E allora adesso appunto al verso 130 chiarisce perché gli ha chiesto che cosa gli succedesse.
ciò che vedesti fu perché non scuse d'aprirlo cuore all'acque della pace che dall'eterno fonte son diffuse. Bellissima immagine che, come vi dicevo, appaga l'ardore che brucia il fuoco d'ira. Cioè, quello che hai visto mentre camminavi così fu affinché tu non ti rifiuti di aprire il cuore alle acque della pace che da Dio, l'eterno fonte, sono diffuse. È bellissimo perché c'è l'idea intanto che l'ira brucia dentro. Brucia dentro quello, diciamo, colui o colei che prova l'ira. E che questo fuoco può essere spento non facendo uno sforzo proprio, ma semplicemente aprendo il cuore alla pace che scende dal cielo. E quindi che l'atteggiamento di mansuetudine che caratterizza Maria nell'episodio del Tempio, Pisistrato nei confronti della moglie, Santo Stefano addirittura nei confronti dei suoi uccisori, è un merito di apertura verso un invito divino. Bene? Che qui è presentato come le acque della pace. E poi al verso 133 chiarisce Virgilio: non dimandai che hai per quel che face chi guarda pur con l'occhio che non vede quando disanimato il corpo giace. Cioè, non ti ho domandato che hai con quel ruolo con cui come lo fa chi guarda con l'occhio cieco come quando è svenuto e giace senza vedere, ma dimandai per darti forza al piede. Cioè, ti domandai, probabilmente, secondo alcuni studiosi, Dante, mentre si scioglieva dalle visioni, continuava a camminare un po' più lento di quanto dovesse. Perciò Virgilio gli dice: ti domandai per darti forza al piede, così frugar conviensi pigri, lenti ad usar lor vigilia quando riede. Cioè, così è necessario, conviensi, stimolare i pigri, che sono lenti a usare la vigilia quando essa ritorna. Cioè, che stanno un sacco di tempo a letto, come uscendo dal sonno. Virgilio dice: dai, ormai lo so che cosa hai visto. Sono visioni che ti invitano ad accogliere in te, ad aprire il cuore alle acque che ti arrivano della pace, ma ora che le hai già visto, cammina veloce, come ti avevo detto prima. E al verso 139 sono finite le parole di Virgilio: noi andavamo per lo vespero, cioè noi attraversavamo il vespero. Vi ricordate che quando Dante e Virgilio sono stati congedati dall'angelo della seconda cornice erano le 3, probabilmente sono verso le 5 o 5 e mezza, visto che hanno già camminato un bel po'. Attenti, camminavamo, dice Dante, oltre quanto poteva gli occhi allungarsi contro i raggi serotini e lucenti. Cioè, camminavamo attraverso l'aria che diventava meno chiara e stavamo attenti verso davanti nella misura in cui i nostri occhi potevano allungarsi contro i raggi ormai della sera lucenti che erano più bassi. Ed ecco a poco un fumo farsi verso di noi come la notte oscura. Ed ecco che abbiamo cominciato ad entrare dentro un fumo molto denso, oscuro come la notte, né da quello era loco da cansarsi e non c'era un luogo che permettesse di evitarlo, quindi bisognava entrare dentro questo fumo. Questo ne tolse gli occhi e l'aere puro. Questo fumo ci impedì di guardare e di respirare l'aria pura.
Evidentemente Dante non ce l'ha detto, ma lo capiremo benissimo la settimana prossima, questo fumo è il contrapasso degli iracondi ed è un contrapasso di evidente analogia con quello che ebbero gli iracondi in vita, un fumo dentro che arde e che ora sono destinati a respirare, insomma, malagevolmente, durante gli anni che devono purgare questa predisposizione verso l'ira. Ma è interessante come fin da qui il fumo impedisce di vedere, gli toglie gli occhi, come noi sappiamo benissimo che capita con l'ira, che non permette di discernere chiaramente i fatti. Infatti anche nella lingua odierna popolarmente si dice cieco dall'ira, o in italiano si dice ho visto nero, per dire ero offuscato dall'ira, e l'aria pura, cioè la possibilità di respirare con serenità. Anche questo è qualcosa che l'ira toglie all'iracondo anche in vita e che ora, in un contrapasso per analogia, debbono subire la quantità di tempo che Dio dispone le anime degli iracondi. Con questo canto abbiamo raggiunto praticamente la metà del libro. Il canto 16 del Purgatorio, che leggeremo la settimana prossima, è infatti il canto 50 di questo libro che ha 100 canti. E non a caso, nella metà del Purgatorio e la metà del libro, Dante, che stava molto attento come scrittore a queste simmetrie, troveremo dei canti dottrinali che riguardano l'intera architettura etica del poema. La settimana prossima parleremo della libertà, che è infatti uno degli assi, insomma, attorno ai quali gira l'intero sistema del libro. Vedo che nella chat ci sono delle cose che non so cosa sono, qualcuno che saluta perché deve andare via prima. Questo che Virgilio disse è la funzione del maestro, vero? Quello di incitare a fare il bene, dici, Juan Pablo? Non so se a questo ti riferivi, perché non so in quale momento hai scritto la domanda. Questo è il problema della chat. Questo di no, di domandare che tieni, sino fare pensieri. Questa cosa. Certo, intanto questo tipo di domanda è una domanda che potremmo dire socratica, no? È una domanda non destinata a ottenere informazione, bensì a far imparare il discepolo. Ma oltre a questo, sì, io direi che la funzione di Virgilio come maestro, oltre a insegnare cose, no? Che Virgilio sa e Dante non sa, che è un ruolo meno nobile, ma comunque utile, che appare forse più rappresentato nell'inferno che nel purgatorio, perché l'inferno è un regno che Virgilio conosce da prima e il purgatorio no. Ma il ruolo centrale qua, chiaramente, di Virgilio come maestro è quello di guidare Dante nella guarigione della propria anima, quello che, diciamo, i greci chiamavano convertire lo sguardo, cioè far sì che Dante guardi verso il vero bene, la vera felicità che coincide con il bene morale. No? Grazie. Prego. Qualcuno dice, puedo contare un'esperienza personale? Sì, se c'entra con Dante o con quello di cui stiamo parlando, sì, certo, prego. Sì, ma sì, sono io, ma non so se mi ascolti tu. Sì, sì, ascoltiamo. Ah, sì. Bene, ma io lo dico in castellano. Nosotros tuvimos, yo tengo 81 años, nosotros tuvimos alrededor de los 60, una estafa muy grande y de una persona muy querida, casi un familiar. Entonces yo estaba con una ira tremenda dentro de mi corazón, no podía encontrar la paz.
Entonces, gracias a Dios siempre estoy conectada con el Señor. Me fui a charlar, yo vivía en un pueblo chico, me fui a charlar con el padre cura. Entonces le dije, me pasa tal cosa. El padre cura conocía lo que éramos nosotros y lo que era la otra persona también. Éramos dos familias muy conocidas del pueblo. Y la pregunta del padre fue, ¿vos querés que se muera? No, padre, por favor. Pero no lo quiero ver más. Me dijo, busca la paz, hermana. Pedile a Dios lo que vos querés. Y te va a llegar, no vas a poder olvidar, porque si no tendrías que tener una amnesia, pero vas a perdonar. Si vos no querés que a él le pase nada malo, vos no olvidás. Yo no te puedo decir, no, tenés que olvidar. Yo te tengo que decir, tenés que perdonar. Si vos no le deseas el mal, vos ya lo perdonaste. Y la verdad es que pasó eso. Encontré la paz. Nunca más pensé así a lo loco, como es la ira, tan bien descrita por este magnífico Dante. Y algo increíble, pero fue mi experiencia y la transmito por si puede servir. Nunca más me encontré con esa persona viviendo en el mismo pueblito. O sea, el Señor me dijo, yo te doy la paz. Te la doy porque te escucho y la verdad fue mi experiencia. Y acá me encontré con eso. Así que te agradezco que me hayas dado la posibilidad de contártelo. Sos muy cálida, te quiero mucho. Gracias. Grazie, grazie. Molto bello quello che hai raccontato, perché evidentemente il prete ha trovato le parole giuste che ti servivano per aprirti a queste acque. Ed effettivamente quello che Dante ci propone in questo canto è un po' il modello cristiano di rassomigliare il più possibile a Cristo, cioè il perdono, non a caso si dice, diciamo volgarmente, perdonare è divino, perché non è divino nel senso volgare, ma è proprio di Dio. Quindi quello che ci propone Dante in questi esempi in cui Maria, un pagano anche, e Stefano, ma l'inclusione del pagano è importante perché vuol dire che questo è nella natura umana, la capacità di perdonare come perdona Dio, che è un bene per gli altri e per se stessi. Perciò io insisto così tanto fin dal primo canto dell'Inferno nel fatto che diciamo la felicità che Dante ha perso nella selva la raggiunge quando recupera il bene, perché c'è questa identità tra la felicità e il bene, che è tradizionale della filosofia antica, ma che Dante abbraccia pienamente. E l'ira è abbiamo già visto un po' nell'invidia questa pazza sapia, no? Desiderando il male dei suoi concittadini e parenti, impazzita. Ma qui in questo canto vediamo per la prima volta come il peccato rende infelici. Non è soltanto un male per il prossimo. Tanti bene, grazie. Grazie. Bene ragazzi, allora rileggiamo questo canto che solo ora oso dirvi che è un canto che molti considerano un canto brutto. Molti dantisti importanti dicono il canto quindicesimo del Purgatorio è brutto. E nonostante ciò, come vedete, anche quando Dante scrive qualcosa che qualcuno ritiene brutto, riesce comunque a toccarci l'anima. Lo rileggiamo tutto di nuovo. Quanto tra l'ultimar dell'ora terza e il principio del dì parte la sfera che sempre a guisa di fanciullo scherza. Tanto pareva già inver la sera essere al sol del suo corso rimaso, vespero là e qui mezzanotte era. E i raggi ne ferien per mezzo il naso, perché per noi girato era sì il monte che già diritti andavamo inver l'occaso, quando io sentì a me gravar la fronte allo splendore assai più che di prima, e stupor m'eran le cose non conte.
Ond'io levai le mani ver la cima delle mie ciglia e fecimi il sollecchio che del soverchio visibile lima. Come quando dall'acqua o dallo specchio salta l'uraggio all'opposita parte, salendo su per lo modo parecchio a quel che scende, e tanto si diparte dal cader della pietra in ugual tratta, sì come mostra esperienza e arte, così mi parve da luce rifratta qui di dinanzi a me esser percosso, perché a fuggir la mia vista furatta. Che è quel dolce padre a che non posso schermarlo viso tanto che mi vaglia di sì e pari in per noi esser mosso? Non ti maravigliar s'ancor t'abbaglia la famiglia del cielo, a me rispose, messo è che viene ad invitar consaglia. Tosto sarà che a veder queste cose non ti fia grave, ma fieti diletto, quanto natura a sentirti discuose. Poi giunti fummo all'angel benedetto, con lieta voce disse, entrate quinci, ad un scaleo vien men che gli altri eretto. Noi montavam già partiti da l'inci, e beati misericordes fu cantato retro, e godi tu che vinci. Lo mio maestro io soli amendue suso andavamo, e io pensai andando prode acquistar nelle parole sue, e drizzammi a lui si domandando, che volse dir lo spirito di Romagna e di Vieta consorte menzionando? Perché le a me, di sua maggior magagna conosce il danno, e però non s'ammiri, se ne riprende perché men si piagna. Perché s'appuntano i vostri disiri, dove per compagnia parte si scema, invidia muove il manta qua sospiri. Ma se l'amor della sfera suprema torcesse in su il desiderio vostro, non vi sarebbe al petto quella tema, che per quanti si dice più lì nostro, tanto possiede più di ben ciascuno e più di carità che arde in quel chiostro. Io son d'esser contento più digiuno, diss'io, che se mi fosse pria taciuto, e più di dubbio nella mente ad uno. Come esser puote che un ben distributo in più posseditur faccia più ricchi di sé che se da pochi è posseduto? Ed elle a me, però che tu rificchi la mente pure alle cose terrene, di vera luce tenebre di spicchi. Quello infinito e ineffabil bene che lassù è, così corre ad amore come a lucido corpo un raggio bene. Tanto si dà quanto trova d'ardore, sicché quantunque carità si stende, cresce sovressa l'eterno valore. E quanta gente più lassù si intende, più veda bene amare e più vi sana, e come specchio l'uno all'altro rende. E se la mia ragion non ti disfama, vedrai Beatrice, ed ella pienamente ti torrà questa e ciascun'altra brama. Procaccia purché tosto siano spente, come son già le due, le cinque piaghe, che si richiudon per esser dolente. Com'io voleva dicer tu m'appaghe, vidimi giunti sull'altro girone, sicché tacermi per le luci vaghe. Ivi mi parve in una visione statica di subito esser tratto, e vedere in un tempio più persone. E una donna sull'entrar con atto dolce di madre dicer, figliuol mio, perché hai tu così verso noi fatto? Ecco dolenti lo tuo padre Dio ti cercavamo. E come qui si tacque, ciò che pareva prima mi sparivo. Indi m'apparve un'altra con quell'acqua giù per le gote che il dolor distilla quando di gran dispetto in altrui nacque, e dir, se tu sei sire della villa del cui nome nei dei fu tanta lite e onde ogni scienza disfavilla, vendica a te di quelle braccia ardite di abbracciar nostra figlia o pisistrato. E il Signor mi parea benigno e mite risponder lei con viso temperato. Che farem noi a chi mal ne disira, se quei che ci ama è per noi condannato?
Poi dirigenti, accesi in fuoco d'ira, con pietre, un giovinetto a incidere forte, gridando a sé pur martira, martira. E lui vedea chinarsi per la morte che l'aggravava già in ver la terra, ma degli occhi facea sempre al ciel forte, orando all'alto sire in tanta guerra, che perdonasse i suoi persecutori con quello aspetto che pietà diserra. Quando l'anima mia tornò di fuori alle cose che son fuor di lei vere, io riconobbi i miei non falsi errori. Lo duca mio, che mi potea vedere far sì com'om che dal sonno si slega, disse: che hai che non ti puoi tenere, ma sei venuto più che mezza lega, velando gli occhi e con le gambe avvolte, a guisa di cui vino o sonno piega. O dolce padre mio, se tu m'ascolti, io ti dirò, diss'io, ciò che m'apparve quando le gambe mi furono sì tolte. Ed ei: se tu avessi 100 larve sopra la faccia, non mi sarian chiuse le tue cogitazioni quantunque parve. Ciò che vedesti fu perché non scuse d'aprirlo cuore all'acque della pace che dall'eterno fonte son diffuse. Non dimandai che hai per quel che face lui guarda pur con l'occhio che non vede quando disanimato il corpo giace, ma dimandai per darti forza al piede. Così frugar conviensi pigri lenti ad usar lor vigilia quando riede. Noi andavam per lo vespero attenti oltre quanto potea gli occhi allungarsi contro i raggi serotini e lucenti. Ed ecco a poco un fummo farsi verso di noi come la notte oscuro, né da quello era loco da cansarsi. Questo ne tolse gli occhi e l'aere puro. Grazie della vostra attenzione e del vostro coinvolgimento. Ci vediamo la settimana prossima e leggiamo il canto 16. Arrivederci. Arrivederci.